Ragazzi, voi siete già arrivati. Noi stiamo arrivando praticamente. Sì, dai, quante volte l'abbiamo aspettato noi? Vabbè, a tra poco. Ok, comunque stavo pensando, hai visto questo muro? Cioè, secondo me dobbiamo o ritingerlo o cambiare anche il colore. No, perché? Sì, ma questo sembra abbandonato. A me piace in realtà. Più un ricordo, noi abbiamo fatto quanto tempo fa? Forse 2 anni. Sì, sì, prego. Sì, all'inizio. A me piace, io terrei così. Non lo so. Ma sì. Anzi, buongiorno! Ciao, come va? Sì, tutto bene. Che ne pensi? Oh, carino, il nuovo pezzetto. Sì, sì, io penso che comunque ci sta lì. Abbiamo fatto. Buongiorno. Sì, alla buona ora. Allora, sono un quarto d'ora di ritardo. Ho usato i colori preferiti di Christian, così siamo sicuri che... Che dite? Carino. Bello, sì. Carino. Anche l'inquadratura che hai scelto. Esatto. I colori preferiti di Christian. Solo qua forse bisogna aggiungere un po' di rosso, un colore più acceso. Sì. Comunque ce l'ho in borsa, quindi. Quali colori hai tu poi? Arancio, verde. Ah, sì, si può fare. Beh, nel caso poi passiamo dal negozio. Sì, tanto abbiamo tempo. Tanto arriviamo lì e cambiamo idea. Infatti. Ma Aura? Tutto bene, ragazzi, ragazzi, ecco. ci sono. Che è successo? È successo tutto un casino. Si è fermato il treno, mi ha fermato il controllore per nessun motivo e io così fermata per 15 minuti alla stazione. Oddio. Vabbè, il solito, insomma. Sì. I mezzi pubblici. Oggi è balzato? Già. Viste mediche, un pochino così. Vabbè, se sei preso una versione. Ma guarda di quelle. Vabbè, non che a noi sia andata meglio quella versione. Mamma mia. Lascia perdere, ti giuro. Mi ero proprio dimenticato che l'avessi segnata oggi. E noi purtroppo no, guarda. Non ti sei perso niente. Guarda, veramente. Che bello. Sì, sei davvero migliorata. Sì, rispetto a quello del sole che avevo fatto. Inguardabile. Sì, però Christian non ti vedo convinto. No, perché? Cosa cambiamo? No, non no, nulla, dobbiamo solo parlare un pochino, quindi, perché siamo dobbiamo tutti insieme. Io inizio estate, appena finiamo salgo su, salgo a Milano. Perché? Mi hanno preso all'accademia. Ti hanno preso quella che... Christian, io lo sapevo che si sarebbe deciso, sono stato un po' contento. Che bella notizia! Così salite tu. Chiaramente tu che estate mi aiutate a salire le cose su, per forza. Sì, certo. Ci mangiamo un risotto, sì, quelle cose fanno lì. Scusa, anche tu. Perché non volete aiutarmi a portare i pacchi? Contenta che se lo sapevo che c'è. Che quello di Milano. Chiaramente venite su. Sì, ovvio, sì, perché io... Non è questo il problema. Quando hai fatto la domanda? Mi è arrivata ieri la risposta. Niente di importante. Vabbè, mi è arrivata ieri, quindi non ho ancora tempo di dirvelo. Vabbè, aspetta, magari anche tutti quei pomeriggi che ha detto che non poteva uscire perché doveva fare quelle sue cose strane di moda, almeno sono servite a qualcosa. Infatti. Ma perché non ce l'hai detto? Perché non sapevo che sarebbe andata bene. Comunque, a inizio anno ho fatto l'esame, adesso mi è arrivata la risposta, quindi... Inizio anno? Beh, sì. Cioè, tu fino ora non ci hai detto niente. Ma che vi dovevo dire? Non avevo la risposta? Ma come, perché? Cioè... Ma che interessa di entrambi? Dovevamo andare tutti insieme in una città d'arte. E soprattutto io e te, lo sapevi che anch'io volevo entrare in quella città. Lo potevi fare anche tu da sola? Ma capito? Non serviva il mio supporto. Sì, ma avevamo deciso di farlo insieme, perché non l'hai detto subito? No, l'avevamo solo accennato, pensavo lo potevi fare da sola. Sì, ma l'avevamo accennato e avresti detto... No, smettila! Perché devi urlare? Aspetta, sto parlando con lui, non con te. Ok, sì, va bene. Ragazzi... Perché non me l'hai detto? Perché non era sicuro che sarei passato, come non sarebbe stato sicuro che saresti passata tu. No, ragazzi... Martina! Smettila! Martina, non te ne andare! Cioè, ma fai sul serio? Ma cosa dovrei fare? Ma perché non l'hai detto? Ma ti ripeto, non sapevo se sarei passato. Porta male dirlo prima. Porta e poi, male. Poi scusami, te lo dicevo, magari ci facciamo tanti problemi e poi... Ma ti rendi conto dell'importanza della cosa e tu non sì, me l'hai certo. detto? Per questo non te l'ho voluto dire. Ma hai portato male. Portato male. Cristiana, ancora con queste cose dei bambini. Veramente, ma guarda. Ma che significa? Ma poi scusami, ci facevamo tanti problemi. Se te lo dicevo prima, magari non passavo. Ah. Sì. Ah. Ci capito. Saremmo organizzati diversamente. No, ma guarda, Cristiana. Cioè, tu ti senti bene con te stesso, sei a posto? No, anche io chiaramente sto male, però perché devo lasciare voi, devo rifarmi una vita, devo rifarmi degli amici. Ma non per questo noi non ci vedremo più, non capisco perché devi fare così.
Ti calmi, sembri un'esaurita. Io sono un'esaurita. Sì, Lidia. Tu non ci dici una roba del genere. Ma sì, adesso ve l'ho detto, quando ve lo dovevo dire? Ma sì, ma manca ancora più di un mese. Appunto, Cristian, un mese. Ma ti vuoi dare una calmata? Io. Un mese, mi sembra. Ti saresti spostata a Milano? Non credo. Adesso se ne vanno tutti, non sarà più. No, no. Lo faremo con o senza di te? Cristian, non incoraggiare. Ma che significa? Ma una persona che reagisce così. Non lo so. Ragazzi. Ma sì, sempre i soliti. Adesso che si fa? Lo facciamo comunque. Ma senza di loro non è. Non mi interessa, cosa. Non mi interessa, lo faremo comunque. Beh, dai, allora. Sì, iniziamo ad andare e basta, su. È stata una scelta veramente egoista. Non si fa così. Era il sogno di tutti, cioè dovevamo farlo tutti insieme. Coloriamo questa topaia, coloriamo la città, è troppo grigia. E poi cosa fai? Te ne vai senza di noi. Ma infatti, ma ci conosciamo da una vita e tu me lo vieni a dire il giorno prima che io non ti vedrò mai più. Ma poi è stata una sua idea rovinarla anche in questo modo, uscirsene così, esatto. Soprattutto ferendo i sentimenti di una persona di cui sa che è veramente una passione molto forte, esatto. Ad abbandonarci e a salutarci così. È vero, ma poi ha sempre la sua scusa della scaramanzia. Bah, secondo me è solo egoista. Poi, obiettivamente, chiunque vuole andarsene da questa città, cioè, guarda che schifo, è tutto esatto. Grigio, è tutto brutto, non vedo futuro qui. Ma poi dove? Cioè, a Milano. La città più grigia del mondo dopo Potenza. Io sento davvero che questa città non può darmi nulla. Se io rimango qua, è finita. Raga, ma chi è quella? Dove? C'è una signora lì. Sì, vedi là. Ma che sta facendo, scusatemi? Sta facendo delle foto, scusate. Ma poi con cosa? Sta pane? Letteralmente. Assomiglia, sai a chi? Come si chiama? Chiara. Ah, secondo a C, esatto. Esatto, pensato. No, ragazze, di sicuro una persona di Potenza non può fare foto a questo palazzo. Beh, effettivamente. Ma però io sono curiosa, andiamo a vedere. Quindi come facciamo? Beh, noi lo facciamo comunque. Dici che verrà? No, lo so. Solo che Lidia è Lidia, se la prende troppo, le passerà magari. Speriamo, perché mi sembra veramente arrabbiata stavolta. Non ho idea. Però non possiamo comunque non farlo, ormai è tutto pronto, no? È pronto, infatti, volevo vedere pure se si trovavano le proporzioni. Ma sì, sì, l'avevamo già visto. Sì, secondo me sì. Sì, sì. Mi va bene. Però non è stato giusto come hanno reagito. È stato un po' esagerato. Assolutamente. Andremo via tutti. Sì, cioè ce ne vogliamo andare via tutti, quindi non capisco questa esagerazione, no? Poi nel senso è una cosa anche bella che posso fare, no? Si conoscerai tante persone nuove. Fredde.
con i tuoi stessi interessi, però, quindi. Sì. L'unica cosa è che mangerò solo risotto. E anche quello che c'è la milanese, il minestrone. Tipo. Ah, che bontà, che bontà. Ma tu pensi che ti faccio andare sopra senza portarti un po' di lasagne? Quella di tua mamma? Sì, ovvio, quella di mia madre. Faccio preparare nei pacchetti, ti arrivo ogni mese preciso. Ah, perfetto. Allora sono coperto, sono coperto. Infatti devi, altrimenti mangerà la gallina. Ah, vediamo un po'. Ma stava fotografando le paleoliche. Ma non credo, penso stesse fotografando. Forse il cielo. Raga, ma dove è finita poi? Infatti. Era qua fino a 2 minuti fa praticamente. L'abbiamo inseguita per tutto il tragitto. Ci siamo fatti le scale mobili. Sì, raga, ma. Mo? Che faccia? Ma a questo punto proseguiamo. Beh, penso sia l'unico modo per scoprire che fine ha fatto. Magari ha velocizzato. Non avevo mai respirato un'aria così fresca. Ma poi se ci pensate, uno abita in una città, comunque è sempre impegnato, pensa sempre a quello che deve fare, guarda sempre in basso e non si rende conto di tutto quello che ha. Sì, Angelo, però non è proprio così. Alla fine noi la città non l'abbiamo solo abitata, l'abbiamo anche vissuta. L'abbiamo colorata. Vabbè, del resto comunque lo dovevamo fare, era casa nostra. Beh, Lidia, in realtà è casa nostra. Qui abbiamo molti ricordi insieme. Ma poi io onestamente non vedo più palazzine grigi. E onestamente in ogni angolo vedo un ricordo ben preciso. Vedo noi, perché alla fine la città siamo noi. E sempre una parte che rimarrà dentro di noi. Infatti, ragazzi, quello lì, il campanile di San Gerardo, no? Ti ricordi quando abbiamo guardato le stelle? Sì, ci siamo distesi sui gradini. Però intanto eravamo felici. Sì. Poi, secondo me, effettivamente per apprezzare le cose nella loro vera essenza, basta cambiare i punti di vista. Come la partenza di Gri. Lidia, è stato difficile per tutti. Comunque è stato veramente un abbandono totale. Perché alla fine è ovvio che crescendo, viaggiando, facendo nuove esperienze, incontreremo persone, luoghi e posti migliori. Però io onestamente sono convinto che dopo tutte queste esperienze, dopo tutti gli anni che abbiamo vissuto insieme, qualcosa rimarrà sempre dentro di noi. E non credo che cambiando vita non ricorderemo più di tutto ciò. Per forza. E poi ovunque andremo ci porteremo sempre uno spicchio di città appresso e la città si ricorderà di noi per quello che abbiamo fatto. Beh, ragazzi, però un po' di vita. Effettivamente questo discorso è intenso. Ma ce l'abbiamo le tute? Sì. Vogliamo andare dagli altri? Sì, andiamo. Dai. Dai, ci cambiamo per strada. Andiamo. Ah, ma siete già arrivati voi? Ah, noi. Alla fine siete venuti? Hai visto? Cos'è, adesso lo vuoi fare? E comunque non ti perdono.